Guys a tutti dalla vostra Astro Sommelier. Nel mese di luglio abbiamo pensato in trasmissione di dedicare tutta la puntata all'amore, luglio col bene che ti voglio, quindi oggi per voi ci sarà uno spunto per una ricetta veramente intrigante, quella che io definisco proprio la ricetta afrodisiaca per eccellenza, cioè una carbonara di mare, una carbonara agli scampi che non lascia scampo. Se non avete gli scampi, nessun problema, potete fare come faccio io questa volta, e cioè con dei gamberi argentini che ho sbollentato nella mitica pentola che tutti ormai conoscete, una leggerissima passata a vapore, e poi ho sgusciato. In una pentola ho preparato già un soffritto nel quale ho messo cipolla, scalogno e porro, quindi voglio dare molto aroma. Quindi in questa piccola ciotolina, lo vedete, c'è la salvia, c'è del prezzemolo che userò solamente però in fondo. Il prezzemolo non va cotto più di tanto per tanti motivi. Una volta che ho sbollentato i miei, in questo caso, gamberoni, ma potrebbero essere gli scampi, che sono ancora più dolci, più sensuali, li passate in padella con questo soffritto finché non si è un pochino creata una specie di cremina morbida. Passiamo alla preparazione della parte delle uova. Ecco che qui ho preparato 6 uova freschissime, devono essere fresche perché sapete non andranno cotte più di tanto, quindi andate sul sicuro. Del grattugiato con parmigiano e pecorino romano, che comunque è una carbonara e quindi deve essere saporita, tanto 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 pepe, sale aromatizzato, e poi non mi sono ricordata di dirvi di tenere un pochino di gamberetti interi, gli altri li ho spezzettati per la parte finale dell'ornamento. A questo punto mi accingo a preparare la cremina di uova. Ci vuole una bella ciotola grande e una forchetta che abbia dell'energia. Quindi preparerò adesso la cremina, vi faccio vedere come salta fuori, eh? Mi raccomando, olio di gomito. Io ho messo per 2 persone, quindi ciao ciao colesterolo, 4 tuorli e un uovo intero, quindi cioè praticamente il cibo giusto per una settimana. Si aggiunge ovviamente sale e pepe, dopodiché metto il formaggio fino a farlo diventare proprio una crema quasi densa. A questo punto, una volta che si è fatta questa cremina molto densa, si mettono 3 cucchiai massimo di acqua di cottura bella calda. A questo punto non resta che giocare di tempi e di velocità. Qui l'acqua sta bollendo, butterò giù le mie linguine, aspetterò naturalmente qualche minuto prima della fine della cottura per scolarle e metterle nella pentola, dove finiranno la cottura con un pochino di acqua insieme al pesce e al resto. Una volta fatto questo, bella bollente, la metterò direttamente in questa ciotola. Quindi attenzione, ripeto, per fare una crema che sia degna di essere una crema bisogna preparare questa vera e propria pasta di uova e formaggio. Le linguine, gli spaghetti, maccheroni, comunque quello che voi cuocete, deve essere un po' al dente e scaldato bene nella padella con il condimento, messo alla fine. Mescolate e ne uscirà una crema veramente deliziosa. Questa ricetta è fatta per tutti i segni zodiacali, perché tutti i segni zodiacali alla fine cercano l'amore. Io spero che questo luglio sia per voi regno denso di amore e di emozioni forti. Vi auguro un meraviglioso mese, una meravigliosa estate, e soprattutto vi auguro di divertirvi e di sollazzarvi in arrivo di questo autunno. Noi con la trasmissione ci vediamo dopo le feste dell'estate, quindi saremo tutti, forse chissà, più rilassati, lo spero per voi. Io intanto vado a finire di prepararmi una bibitina che secondo me con la carbonara afrodisiaca di pesce ci sta benissimo. È una margarita allo zenzero come ingresso, e poi buon appetito, cin cin guys, stay rock, stay wok, mi raccomando, buona estate a tutti, ciao!